lamenti, ma che ti lamenti? Piglia un bastone e tira fuori le lenti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti? Piglia un bastone e tira fuori le lenti. Nel nome della tradizione, che non è il folk studio, bensì il coltello che veste l'uomo, il pane è il tesoro custodito nella tracolla rudimentale, quella che è tenuta con una cordicella in groppa al mulo. Il pane è grande, non è un panino. Sorge come la ruota del carro di Ariuna, che è per un ragazzo di paese, è come dire la ruota di mulino, o come la ruota di scorta piazzata sotto la sponda del camion ribaltabile. È una palla di tepore in petto tutto il pane che si è mangiato tra vita e vita, e solo l'occhio roditore di un bimbo può fare propria la festa della credenza. Ma festa fa anche al cassettone, lo scrigno dove pane sopra pane ogni famiglia teneva il tesoro di giornate rassicurate dalla certezza di averlo, il pane. E tutto ciò dal momento in cui il pane è fresco e morbido, fino a diventare infine duro, ottimo per affilare i denti da latte dei piccolissimi. La forma di pane è una montagna di prepotente crescenza, e ogni fetta elargisce 9 bocconi con una bevuta d'acqua e qualche assaggio di sapore. La sarda, l'oliva e la dura pera delle montagne, ma meglio ancora l'anguria. Anche il pane nel vino è una mano santa per i debilitati e i bisognosi di energia. Il pane basta a sé, ma volentieri chiama a compare il companatico. Lo sfizio è il capriccio, il mangiare pane e tumazzo, ovvero formaggio, e cosa da non voler finire mai di mangiare e mangiare. Come mangiare pasta e pane, pasta spezzata, lenticchie e pezzi di pane messi a bagno nel brodo che fanno la festa delle proteine, dei minerali e del calore e del sapore. Ti lamenti, ma che ti lamenti? Mi chiamo bastone e tira fuori le reti.